Ehi, benvenuto nel mio nuovo video. Ti consiglio di passare nella descrizione dove trovi tutti i miei social, soprattutto passa dal sito Viola, dove streamo tutti i giorni, Instagram per rimanere aggiornato su video e live, e Discord per chattare con me ogni tanto. Inoltre ti consiglio di iscriverti al canale, dato che ho scoperto attraverso YouTube che molti di voi non sono iscritti. Detto questo, buona visione! Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Clash Mini. Bene sì, come avete letto dal titolo ci sono alcune novità che oggi andiamo a commentare assieme qua sul canale. Infatti sul Discord e sul Twitter ci sono alcune cose che alcuni di voi forse non conoscono ancora. Siamo qua, sempre però su Brawl, un attimo a farvi vedere come sta andando il mio profilo. Sta andando molto bene, 34.283, siamo saliti anche di vittorie, siamo a 15.835. Speriamo di raggiungere le 16.000 perché mi piacerebbe veramente, veramente tanto. Riguardo invece alla Power League, stiamo andando veramente male, sono a 0 vittorie fatte, non ho minimamente voglia di farle, sono molto molto sincero, mi piacerebbe però raggiungere quest'icona qua. Adesso vediamo se farò magari 25 partite giusto per vincere questa skin qua. Spostiamoci però su Twitter che ci sono molte cose da vedere ragazzi. Infatti su Twitter, nell'account principale di Clash Mini, è stato postato 3 ore fa questa cosa qua per il prossimo Mini Minute. Infatti è stato inserito: "Wanna choose frame Supercell iconic at for the next Mini Minute". Infatti uscirà il prossimo Mini Minute, che vi porterò poi qua sul canale naturalmente pian piano, nel quale Frame Supercell, che appunto è Vladislav, quello che organizza sia Clash Heroes che Clash Mini, appunto ha mandato questa foto qua con 3 nuovi minis. Secondo me ragazzi si fa riferimento proprio dei mini presenti nel gioco. Lui fa appunto la domanda è quale cappello volete. Il 34% ha votato Knight Helmet, Nita's Bird, e il 32% Mega Crab. Secondo me ragazzi questi qua saranno 3 nuovi mini presenti all'interno del gioco, 2 ripresi chiaramente dal Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars, quindi Nita di Brawl Stars, il principe di Clash Royale e il granchio ragazzi, un nuovo personaggio che non è mai stato inserito da nessuna parte, almeno che io mi ricorda, non mi sembra che ci sia nessun tipo di personaggio del granchio nei giochi Supercell. E quindi niente, adesso bisogna aspettare alcune novità di Clash Royale, ma ce ne sono un po'. Ce ne sono un po' perché ragazzi, infatti, è iniziata un po' di giorni fa la Q&A, che adesso andiamo a vedere velocemente sul server Discord di Clash Mini. Infatti è stata fatta una botta e risposta, come era già stato fatto un po' di tempo fa, con alcune novità riguardo a Clash Mini. Infatti si sa qualcosa in più riguardo la data d'uscita. Si sa qualcosa di più riguardo i vari annunci che devono fare, gli sneak peek, insomma ci sono un po' di cose da sapere. Qua c'è stato appunto lo spam di questo. Il update Mini Mishaps 2 is now live with me and the Supercell, lol. Quindi ci sono anche questi mini mishaps molto molto interessanti. Adesso ragazzi è stato presentato di cose interessanti. A parte questo, che è il mini minute appunto che vi stavo dicendo, Vladislav dice di andarlo a vedere. Sono state presentate alcune cose. Infatti c'è stata questa stage channel fatta il 2 luglio insieme a Full Frontage, dove hanno parlato di alcune cose riguardo a il gioco in sé per sé. Quindi ragazzi, se volete sapere qualcosa in più riguardo a questo, fatemelo sapere che vi vado a recuperare tutta la traduzione e ve la porto qua in anteprima. Riguardo alle nuove mappe, c'è Electro Valley che vi avevo presentato già in qualche video qua, Fish Town che secondo me è una grandissima mappa, e poi la Windy Plains. Per adesso sono queste 3 le mappe che sono state presentate. È stato presentato un nuovo mini che è il Mini Knight. Il Mini Knight è il mini cavaliere di Clash Royale. Penso che tutti voi abbiate giocato a Clash Royale e sappiate di cosa io stia parlando in questo esatto momento. Poi di altre cose interessanti c'è il mini principe, appunto come vi ho detto prima, quel cappello del principe vuol dire effettivamente il principe in sé per sé. C'è il mini Pekka che secondo me sarà veramente veramente forte. Il nuovo logo è questo e poi qua ci sono delle cose molto molto interessanti. Infatti ragazzi è stato fatto un poll da un sondaggio con 5 nuovi mini. Ragazzi, ben 5 nuovi mini, sono Electro Wizard, quindi il mago elettrico sarà presente anche su Clash Mini.
il Lumberjack, quindi il boscaiolo, il Mini Pekka, che appunto vi ho fatto vedere prima, il Prince, che vi ho fatto vedere prima, e la Skelly Guard, che esattamente non so cosa sia. In teoria la Skelly Guard è appunto il... è un nuovo mini che non è presente in teoria in altri giochi Supercell, da quel che mi ricordo. Non c'è nessun personaggio che si chiama Skelly Guard. E poi prima è stata fatta vedere per la prima volta il merch che è di Clash Mini, tra cui abbiamo questa maglia con scritto Clash punto interrogativo. Chissà, vuol dire qualcosa in modo nascosto? Non si sa, ragazzi. Questo, ragazzi, non lo potrà mai sapere nessuno. Infatti ci sono un po' di sneak peek qua e là. Questi erano gli sneak peek del logo che vi ho fatto vedere. E questa è una nuova emote che molto probabilmente si riferisce effettivamente a un personaggio, ad un mini che verrà inserito prima o poi all'interno di Clash Mini. E la Skelly Guard, adesso facendo una piccola ricerca su internet, è effettivamente lo scheletro gigante, quindi questo qua sarebbe la Skelly Guard, il mini dello scheletro gigante già presente in altri giochi Supercell come Clash Royale. Qua era stata fatta la prima, diciamo, botta e risposta di parole, molto molto interessanti, dove era uscito che non si sapeva ancora bene la data di uscita, si spera in estate, quindi vedremo se a settembre avremo questo gioco. Certo che se a settembre esce sia Pokémon Unite che Clash Mini, ragazzi, siamo messi veramente bene. Altro mini, lo stregone, altro mini di Clash Mini sarà appunto lo stregone. Questo sarà un altro mini che non si sa bene che cosa sia, è un concept, ma non si sa se è serio o non serio. Questo è il mini del mago glaciale, quindi ci sarà anche il mago di ghiaccio già presente all'interno di Clash Royale. Questo qua è il Fishy Fishy, un nuovo mini che non è presente in nessun tipo di gioco. Mi ricorda un po' il Boya, un misto di un ninja, insomma un po' di cose mistiche. Nella General Chat si discute molto su quando uscirà il gioco. Tutti i ragazzi lo vogliono, non vedono loro che appunto nessuno non vede l'ora che questo gioco esca. Anch'io lo sto aspettando veramente veramente tanto, ma non si sa ancora diciamo niente riguardo a ciò. Ecco, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, vi invito a lasciare un pollice in su, un'iscrizione, una condivisione, un commento qua sotto. Fatemi sapere se state aspettando anche voi Clash Mini, perché io sono veramente tanto 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 in hype. Mi raccomando, ci vediamo sempre qua sul canale fra 2 giorni alle ore 14 come al solito, e anche in live fra un po' di tempo. Dal 22 luglio, ragazzi, torno in live, quindi mi raccomando, ricordatevi di passare dal 22 luglio in live. Ciao ragazzuoli!